Power Progress Community è un'associazione culturale che abbiamo fondato nel 2016 e essenzialmente nasce successivamente al fatto che si fosse già formato questo gruppo di volontari che hanno iniziato, diciamo, a lanciare questo progetto di un portatile, prima, diciamo, con l'idea che fosse disegnato per Linux, poi, e quindi e che fosse con un'architettura alternativa che era PowerPC, che è PowerPC, e poi, diciamo, successivamente alla presentazione anche di Milano, che fu nel 2014, Linux del 2014, arrivò anche la proposta da parte del pubblico perché non farlo anche open hardware. Giusto per aggiungere due elementi, l'ho già detto questo, sono tutti volontari, Power Progress Comuni, tutti, diciamo, o soci o collaboratori, basta, senza per forza associarsi legalmente all'associazione, volontari. Diciamo che rispetto così, a tutta la parte concreta, noi ci interessa il modo in cui ci trattiamo, cioè non è che ci sono dei geni nell'associazione, sono tutte persone normalissime, chi è tecnico, chi no, c'è gente che è radiologo piuttosto che altri tipi di discipline, ovviamente più o meno tutti siamo una certa passione, però diciamo magari alcuni quello che fanno traducono oppure danno una mano quando facciamo degli eventi, danno una mano proprio pratica, montare il tavolino piuttosto che parlare con la gente, non su cose tecniche ma più sullo spirito. Quindi diciamo, però appunto ci interessa che cosa? In generale quando qualcuno propone un'idea che la faccia in prima persona, nel senso non è che uno mi dice guarda che bello, facciamo questo, e beh dico prova te, nel senso dico mettiti te come protagonista. Se uno se la sente, in modo che ognuno insomma non si sente obbligato a fare qualcosa che un altro si aspetta che dovrebbe fare, no? E quindi questo è un po' il nostro modo di cerchiamo di lavorare in quel modo come associazione. Gli obiettivi, vabbè, sono da una parte l'open hardware, il free software, e poi in generale anche il tema di evitare lo spreco, nel senso che, per esempio, uno dei progetti è comunque riciclare i notebook vecchi e utilizzarli nelle scuole, no? Però in generale ci piacerebbe, e da lì ovviamente Linux e comunque l'open source aiuta molto, ci piace riutilizzare le macchine finché durano, insomma, cercare di tenerle in piedi. Poi diciamo c'è anche un'idea, oltre alla parte software e hardware, più scientifica, però ancora una cosa che è in potenza, in associazione non abbiamo fatto cose grandi da quel punto di vista, che è comunque anche lì, diciamo, appoggiare tutto quello che è, diciamo, la scienza nell'ottica di creare un po' di diversità, cioè evitiamo, così come abbiamo scelto PowerPC come architettura, che è un po' un'architettura poco conosciuta, perlomeno al giorno d'oggi, anche ci piace dare spazio a tutte quella ricerca che in qualche maniera magari è utile, ma non è mainstream, cioè non è notoriamente conosciuta, e quindi diciamo, tra gli scopi a lungo termine c'è anche quello dell'associazione.